Scusami. C'era una tornata di rema, o c'era una mala rema, oppure c'era la giornata del fenomeno della Fata Morgana, o dell'iride di Mamertina. L'iride di Mamertina, l'iride di Mamertina, ma è la stessa cosa che della Fata Morgana. L'iride, che il nostro iride, per il fatto che c'è l'aria così rarefatta, riesce a vedere al di là dello strato. Ecco, io do il benvenuto a tutti voi che rappresentate la comunicazione via web, invasioni digitali. Ho visto che siete molto attivi e quindi mi complimento anche con voi, perché ho letto degli articoli. Valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale è un'opera meritoria che sicuramente fa piacere a tutti coloro i quali amano non solo l'arte ma anche la storia, ma la propria vita. Quindi complimenti, benvenuti. Sono sicuro che questa giornata sarà per voi un momento indimenticabile, e quindi però ecco, potete benissimo venire quando lo desiderate, anche per visitare, per passare dei momenti qui al Forte, che sono sicuramente interessanti e importanti anche per noi, perché questo ci ripaga di tutto l'impegno che ci mettiamo per fare in modo che anche voi siate qui. Oggi avete visto che c'era una scuola, noi abbiamo sempre qui scuole, visitatori, quindi complimenti a voi. Grazie, grazie a voi per l'ospitalità. Grazie. Lo ricordiamo, è un faro del 1555, appunto progettato da Giovanni Angelo Montorsoli durante la sua permanenza a Messina, quindi durante la realizzazione della fontana di Lione, del Nettuno, della Mostrolato di Roma, della chiesa di San Lorenzo che ora non c'è più. Progetta anche la nuova sede della torre della lanterna, che faceva parte di un più ampio circuito delle torri d'avviso sparse.